Unboxing del TomTom Rider, lo disscatoliamo e basta, la recensione poi la facciamo dopo, vediamo intanto cosa c'è in questo scatolotto. C'è il TomTom, che è il navigatore moto, nella ricca confezione. Qui c'è un po' di librettini, la parte spiega, diciamo, il PC Root Management, gli Attire, che è il software interattivo dedicato di TomTom Rider, che vi permette di salvare, configurare e cercare le strade sul vostro PC. E questo è, diciamo così, il manualino di prima installazione con tutto quello che serve per configurare all'inizio il vostro navigatore, le felicitazioni in più lingue e poi la scatola, che è la parte più interessante. Allora, qui abbiamo il cavo di installazione, quello per la moto, per l'alimentazione della moto, il cavo di carica USB e mini USB, non micro USB, diciamo così, angolare, perché poi vedremo si installa meglio sul navigatore. Le due prese britannica e sì, anglosassone, insomma, quello che è, poi la nostra, quella utilizzata da noi. Questo è il caricabatterie in cui si va a installare a baionetta una delle due versioni di spina. Questo entra, anche questo qui a baionetta, così sembra di no, però secondo me è quello che praticamente dovrebbe entrare, perché è una manualità normale, non la mia. Ecco, a incastro in questo modo qui, altrettanto facilmente si toglie tirando qui senza romperlo. Ok, lo rimettiamo a posto. Dopodiché nella scatola, nella confezione, c'è tutte quelle che sono le staffe per montarlo sulla moto, con questa testa che è praticamente nient'altro che una specie di serve per far ruotare la piastra di installazione, con tutte le viti sono sigillate, e quindi adesso a noi, prima di recensirlo, il compito di rimetterlo in scatola, cosa impossibile, prima di fare la nostra recensione, che vi faremo vedere fra qualche giorno. Altrimenti, che recensione approfondita è? Ciao da Mr. Helmet.